fuori posizione, tra Tunaraz, Phantomless, eccetera, eccetera. La cosa difficile è riuscire a forzare quell'ingaggio. Avendo un personaggio come Kai'Sa, Vladimir, Janna e Brom, riuscire a effettivamente costringere i nemici a combattere è davvero difficile. Tanto che addirittura i ragazzi del team Inferno sacrificano non uno, due baroni in maniera completamente gratuita, pur di non combattere, per lasciar Deidara fare il suo dovere. Ma siamo qui ora per Outplayed contro Raccoon, ed infatti entriamo subito in draft. Andiamo in draft. Eccoli qua gli Outplayed con Pencil, Wazor, Demon, Dr. Matt, Bullet e Britz. Dall'altra parte di Raccoon, il loro coach Will Failer, Baloo, Flippers, Aki, Traitor e Shield. Dottor Matt, uno dei veterani all'interno della corsa centrale, all'interno del competitivo italiano di League of Legends, ovviamente, senza mai dimenticarci anche di Britz e Demon. Dall'altra parte invece i Raccoon sappiamo che mettono la maggior parte delle loro qualità, la maggior parte del loro macro game intorno ad Aki. Chissà come se la caverà Aki in questo meta, dove vede i supporti avere la meglio nella corsa centrale. A proposito di supporto, viene bannato Ornn. Questo significa che probabilmente gli Outplayed lasceranno Brom ai Raccoon. Questo è una cosa importante, perché va immediatamente a stabilire come verrà giocata a bannare Lucian. Forse anche il secondo invece va su Mazar, per ora visto sempre nella giornata di oggi come protagonista. Ma anche il secondo pick anche per i Raccoon. E il ban di Ornn in realtà è particolare, perché va a colpire Baloo. Baloo è un bravissimo giocatore di Ornn e dunque viene fatto nello specifico su di lui. Viene rimosso Vladimir, che dunque non sarà giocato da parte di Bullet, e Britz ha ancora il suo famoso Pyke. Ok, sì, quello funziona benissimo. Funzionerebbe benissimo Swain, ma viene rimosso. Due maghi della corsia inferiore che vengono tolti. C'è ancora Ryze a disposizione, ma questo significa la possibilità di poter utilizzare molti più Bruiser del previsto. Gli Outplayed invece vanno per... Ah, ecco, Irelia. Gli Outplayed vanno per Irelia di Dr. Matt. Va benissimo. Primo pick, lato blu della draft, tra l'altro lasciata libera proprio nelle ultime due partite, mai andata a selezionare davvero, o meglio, nel primo game è stata bannata in seconda rotazione. I Raccoon dall'altra parte hanno 10 secondi ancora per andare a decidere, c'è la coppia Brom-Lucian, possono andare a prendere Brom, magari piazzarlo nella corsia centrale senza rivelarlo agli avversari, oppure possono, in realtà hanno un'enorme vastità di scelta di campioni. Lucian preso da parte di Raccoon, Ezreal è nella posizione. Come dicevamo, probabilmente gli Outplayed sono ok nel lasciare Brom alla squadra avversaria, e Raccoon potrebbero prenderlo tranquillamente. Con Lucian funziona benissimo, ma in mancanza di Ornn ovviamente il suo valore diminuisce. Ecco, c'è anche Graves che funziona sempre bene con Brom, eccolo lì. E come dicevamo, con il resto della ciurma, da questa parte lo possono tranquillamente andare a selezionare gli Outplayed. I Raccoon, come in contrapposizione a quelli Irelia, possono andare a prendere un Renekton nella corsia centrale. Lo abbiamo visto anche a livello internazionale. Possono... Quello è bello. Quello è bello. Zoe è ancora a disposizione, che non è stata bannata, ed è fortissima in questo sì, in questo anche momento. Perché non chiarisce a questo punto la posizione di Irelia. Sì, Irelia può essere giocata ovunque. Può essere giocata in corsia inferiore, può essere giocata in corsia superiore. La corsia superiore credo che sia quella in cui ha un win rate minore tra tutti i ruoli che può ricoprire, o almeno i ruoli più popolari, ovviamente. Vediamo come finiscono poi gli Outplayed. Vanno a prendere loro Brom, che è stato recentemente lasciato da parte dei Raccoon, proprio per il fatto che Brom è troppo buono con Graves e Lucian. Anche Cassiopeia in realtà è un buon counter di Irelia, ma ancora una volta ripetiamo che non sappiamo la posizione di questo campione. Jax! Finalmente! No! Sì, lo so che tu lo stai dicendo. Due settimane che lo dico. Ma lo dici che Jax counterà Irelia. Ho capito, ma ci sono altri personaggi che funzionano contro Irelia. Però qualcuno almeno ascolta. No, ma ascolta, si interessa Jax. Però la cosa importante è che vanno a sacrificare un pick importante. Qui avrebbero potuto prendere un Rakan. Rakan che funziona benissimo con Lucian, e avrebbe potuto mettere in grossa difficoltà un personaggio come Zoe. Zoe contro Rakan davvero soffre tantissimo. E perché? Perché Zoe non ha mobility. Non ha mobility, non può evitare l'ingaggio da parte di Rakan. Rakan può scegliere quando vuole di prendere, chiudere Zoe per uno, due secondi e permettere al resto del team di corcarla di mazzate. Anche perché non è minimamente resistente Zoe come campione. Esatto. Xin Zhao, Cassiopeia rimossa a questo punto della draft. Poteva essere rimossa prima, sinceramente, se avessero voluto il pick di Irelia. Anche nella già dall'inizio
della rimozione campioni. Secondo ban per gli outplayed, su chi andrà a cadere? Buono il ban di Camille, per evitare che Brom acquisisca ancora più valore. Viene mandato anche Xin per lo stesso motivo, e anche perché è ancora più popolare appunto di Camille. E come dicevamo, Ryze ancora a disposizione nella corsa inferiore, viene rimosso. Avendo tutto questo questo ben di Dio di danno fisico da parte di Raccoon, avere una fonte di danno magico da qualsiasi parte potrebbe fare sicuramente molto comodo. Beh, anche Jax comunque porta la sua piccola parte di danno magico, sì. Con fronte alla Cassiopeia o Ryze ovviamente non è la stessa cosa. Kai'Sa, esatto, ti leggono nel pensiero Sarengo e vanno a selezionare Kai'Sa. Domanda, non hanno un po' troppi tiratori? Non lo so, pochettino, cioè, e il così. Fatto di non essere andato a selezionare Brom qui pesa. Esatto, quel infatti, come dicevo, gli outplay non volevano prendere Brom, ma nel momento in cui Raccoon impostano la partita così, a questo punto diventa troppo importante prenderlo. Poi, oltre al fatto che Brom funziona bene con tanti tiratori, funziona bene anche contro tanti tiratori per quel che è il suo indistruttibile. E qui è un po' una scommessa da parte di Raccoon. Arriva il Jin. Da quanto tempo? Da quanto tempo, signor Jin? Per Bullet nemmeno troppo, in realtà, sai. Bullet comunque rimane un giocatore abbastanza solido, abbastanza costante perlomeno di questo campione. Sì, all'interno del meta assolutamente. Manca l'ultimo pick per gli outplayed, che andrà un po' a scoprire le carte, a far capire dove andrà quell'Irelia e dove andrà quella Zoe. Nocturne è buona per uccidere una sola persona, ma lì ci sono quattro minacce al momento. Non è... Erakan ci può stare. Prendere un Erakan? Bella Alistar, non so, così, no. Che fa anche dalla frontline Alistar, ti tira una testata addosso di Irelia. Si può andare a prendere la bolla della nanna di Zoe. Si blocca i colpi da parte di Jin. Però no, come dicevamo, Erakan funziona molto bene sia contro Zoe che contro Jin in realtà. Esatto. Scelta loro da parte di Raccoon, che così sacrificano decisamente una frontline per una composizione più proattiva. Nel momento in cui Raccoon non prendono vantaggio, sono problemi per loro. Stai calmo, Sergio. Sì, mi è partito. Okay. Assolutamente, c'è da capire quando Kai'Sa raggiungerà il suo power spike. In questo caso sarà posizionato Lucian nella corsa centrale, semplicemente perché Balu vuole andare a giocare Jax contro Irelia. Non semplicemente solo per questo motivo, e anche perché Lucian non se la cava affatto male contro Zoe. Esatto, Zoe è un personaggio che abusa la lane phase, lo conosciamo benissimo, grazie al poter continuamente colpire o almeno minacciare l'avversario con le stelle, con le stelline che rimbalzano, ma Lucian la punisce immediatamente nel momento in cui si ritrova senza magari un'abilità, nel momento in cui fa un passo in avanti. Lucian dash, doppio attacco, laser, doppio attacco, e la vita di Zoe scompare. Semplicemente perché il trade di Lucian funziona meglio di quello di Zoe, e breve, anche perché ha mobilità. È molto più breve, immediato, ha mobilità, riesce ad evitare i colpi di Zoe e risponde davvero istantaneamente a quelli che possono essere gli errori. Perché come funziona generalmente un trade di Zoe? Vai ad applicare, riesci a prendere la bolla della nanna e a quel punto stella vagante. Quello è il sogno. E riesci, basta la stella vagante di a solito. A fare tutta la combo in generale, ma sia bolla della nanna che stella vagante sono due abilità, due skill shot molto magri, molto molto sottili, quindi difficili da andare a prenderlo sull'avversario, soprattutto se l'avversario ha una mobilità così elevata come Lucian. Il problema è che per giocare bene Lucian c'è da essere molto tirchi con il dash. Vero. Che cosa intendo? Che lo scatto di Lucian ha una ricarica di 22 secondi che è elevatissima, di conseguenza se viene utilizzata male sai che hai una finestra di ingaggio di un'ampiezza enorme. Cosa curiosa, questo Jin da parte di Bullet va di Cometa, che non la vediamo praticamente quasi più, in favore di un Aerie invece molto più popolare. Questo perché appunto è affiancato a un Brom, una combinazione letale che ben conosciamo, e ancora una volta con tutto il resto del team, in particolare con Nocturne, funziona benissimo. Nocturne Jin è una combinazione davvero eccezionale. La paranoia permette a Jin di sparare e tu non vedi manco da dove arrivano i proiettili, è stupendo. Poi ci mettiamo anche il fatto che Nocturne può aiutare a marchiare un target per Jin, e Jin invece può bloccare un target per Nocturne. Davvero fantastica come solitamente combinazione. Abbiamo solitamente abbiamo visto Nocturne utilizzato insieme a uno Shen per la possibilità di trampolino, di consegnare giustamente Shen al centro del teamfight. In questo caso, come spiegava già il mio collega, è una funzione completamente diversa. Ora, essendo Nocturne uno di quei jungler che ha bisogno della Suprema per avere un effettivo impatto sul game, mentre Graves dall'altra parte può tranquillamente gankare anche dal livello 2-3 in poi, come se la giocherà Flippers contro di Demon? Perché sicuramente un'aggressività naturale di Graves nei primi livelli potrà mettere in difficoltà Demon. Abbiamo già visto diverse volte questo matchup e la maggior parte dei primi livelli funziona così. A causa del fatto che Graves sa di essere molto più forte inizialmente, non più che invadere, fa un giro di giungla che abbiamo già di cui abbiamo già parlato diverse volte, che è molto molto efficiente. Fa campo, granchio, passa per la mid lane, granchio, buff, e poi fa i campi minori al contrario. Questo è un giro di giungla che è perfetto, ti permette
permette di acquisire tutti e due i buff immediatamente, quindi minacciare gli avversari fin dai primi livelli. Prendi entrambi i granchi che li togli, quindi che vengono tolti al jungle dell'avversario, e allo stesso tempo ti fai tutta la giungla nel minor tempo possibile. È davvero buono. Dall'altra oltre parte, questo però consideriamo anche un'altra cosa, che c'è la corsia centrale vinta da Aki nei confronti di Dr. Matt, quindi siamo abbastanza, esatto, certi che Flippers andrà ad applicare proprio questa strategia. Avrà totalmente la libertà di fare questo. Dall'altra parte Nocturne dovrebbe sapere che ciò accadrà, e quindi power farm della propria giungla, partendo o dai raptor o dai lupi o da un campo maggiore. Una buona risposta avendo Brom all'interno della squadra potrebbe essere andare subito ad invadere il blu anziché il red, visto che sì, parte il red. Rischioso però, sì, ci sta. Rischioso, ma si può fare. Outplayed contro Raccoon, entriamo subito nella landa e vediamo come si disporranno soprattutto in queste fasi iniziali i due jungler. Che bello è conferire informazioni utili alla gente. Speriamo che ci abbiano ascoltato. Questa è una bella descrizione di com'è. A quanto pare a me no. Gli Outplayed decidono dunque di andare per la strada più sicura. Ecco. L'importante è quel pick di Jax contro Irelia. Sono abbastanza soddisfatto anche solo per questo. Ok, vediamo come partono. Immaginiamo, come dicevamo, lo start di jungle da parte di Graves abbastanza animato. Io voglio vedere dove parte Demon, che ovviamente sfrutta il Little Tempo, diventata estremamente più popolare su questo campione Nocturne, perché ci permette davvero di massimizzare i danni in gank. Mi sarei aspettato da quando hanno introdotto la nuova runa maggiore, Hail of Blades, l'utilizzo di questa su un personaggio come Nocturne, e invece no, viene preferito il Little Tempo, che ancora si dimostra più efficiente. Occhio però, perché abbiamo personaggi come Jax che ci permettono di evitare gli autoattacchi, abbiamo Lucian e Graves che disingaggiano, abbiamo comunque uno shield che zompa, quindi bisogna stare attenti a come utilizzare questo Nocturne, ma ripeto, è la maggior parte per l'utilità. Il trade potrebbe essere interessante nella corsia inferiore, perché sappiamo che Kai'Sa è fortissima con il support da hard engage tipo Alistar e tipo Rakan. Sì. E chi meglio appunto di un Rakan? Perché ricordiamo, applicano stack di plasma, la passiva di Kai'Sa. Questo significa che ci metterà meno attacchi ad arrivare a quel quinto così importante shield. Dove l'hai tirata quella? Quinto così importante autoattacco e stack di passiva. Bravo Wazor, che è il primo a trovare il controllo su Balui, impedendo allo stesso tempo che i colpi della sua asta vadano a colpire quest'ultimo. Molto tranquilla la situazione. Doppia pozione della corruzione nella corsia superiore. Dunque voler cercare diversi trade avendo la possibilità di sustain sia da una parte che dall'altra, oltre al fatto che la pozione della corruzione va a conferire una piccola parte di danno aggiuntivo. Esatto. Ancora tre stack su tre stack da parte di entrambi. Graves a prendere il secondo granchio, come dicevamo. Come abbiamo visto, power farm da parte di Nocturne, che però parte dal rosso e quindi sacrifica il campo dei Krug. Di campo multiplo che viene evitato, anche perché Nocturne i danni ad area vengono conferiti principalmente dalla passiva e da quel che è la sua striscia di oscurità. Ancora una volta, giustamente, un Lucian va estremamente aggressivo su una Zoe, non solo a livello di trade ma anche a livello di push. Va totalmente a mettere sotto pressione l'avversario sotto il punto di vista delle ondate di minion. Poi mi direte, ma in questo caso Demon ha molto più farm di Flippers. Sì, però Flippers ha ancora tutta la giungla da fare. Come vedete, adesso potrà fare il Gromp, potrà fare i Lupi, potrà fare il Raptor, potrà fare Krug. Balu sembra vincere questo piccolo trade con Wazor, addirittura si getta su di lui, lo va a bloccare, un ultimo attacco base, no! Flash insieme all'impeto della lama per fuggirsene da una situazione pericolosissima. E guarda che Balu è contento, non utilizza il flash, sta tranquillo verso i minion, continua a farmare, continua a massimizzare il guadagno che ha fatto finora. Addirittura Wizard interrompe recall e si allontana per mettere ancora una volta il recall, ma attivo adesso fuori dalla visione avversaria. Pesa tantissimo. Assolutamente, mentre quel drago dell'aria è in particolar modo fa molto comodo a shield, proprio per il fatto che dalla sua ha un Rakan che giova tantissimo della velocità di movimento acquisita sia dentro che fuori il combattimento. Wazor ha già utilizzato il flash, ha già utilizzato il teletrasporto. Se Flippers arriva in top lane, Wazor è morto. Ovviamente deve finire prima il primo giro di giungla, come dicevamo. E notiamo che a questo punto Flippers è in vantaggio su Demon, perché Demon ha finito i campi di giungla, quindi non sa più cosa fare. Cosa occhio fa? Che Demon aspetta in un cespuglio. Vuole gankare a livello 4. Esatto. Possibile gank, infatti Britz molto aggressivo, così come Bullet. Dall'altra parte Shield decide di fare un ingresso trionfale davvero pericoloso e consegna un'uccisione data dall'ustione di Britz. L'uccisione va nelle mani di Britz. Peccato, perché Demon avrebbe potuto recuperare il farm perso. Addirittura, a causa del fatto che Nocturne è nella zona inferiore, vediamo immediatamente invasione da parte di Flippers, che sacrifica il campo dei Krug, o almeno lo,
gli dà tempo proprio per andare a assicurarsi controllo di visione in questa zona di giungla. Ovviamente Demon fa la stessa cosa nella sua metà campo, nella zona est della giungla, dove non trova nulla perché a causa del giro di giungla che abbiamo preannunciato, questa è completamente vuota. Abbiamo parlato di Nocturne come uno di jungler costretto a ricevere il livello 6 prima di cercare un gank, ed in questo caso Demon ci sorprende riuscendo addirittura a mettere molta più paura di Flippers anche al minuto 5. Aspettiamo. Vediamo che il vantaggio è nelle mani degli outplayed di poco, però, a causa del vantaggio di farm da parte di Baloo, a causa del vantaggio di farm da parte di Flippers, a causa del vantaggio di farm da parte di Yaki. E Flippers proprio lui si sposta verso la corsia superiore perché Wazer non ha il flash a disposizione. Identica azione dell'altra volta, solo che Baloo in questo caso riesce a saltare addosso all'avversario e a togliere una quantità di vita immane a Wazer. E questo mi direte da cosa è causato? Guardate l'inventario, ragazzi, semplicemente uno scudo di Doran si funziona molto meno di una fulgura. Una fulgura che garantisce una valanga di danni fin dai primi livelli, ed è questo che permette a Baloo di stra-vincere, non di vincere, di stra-vincere il trade. Lo scambio di danni. Flippers si va semplicemente a prendere largo granchio, mentre dall'altra parte Demon, entrambi ancora a livello 5, Demon può solo guardare l'avversario prendere uno degli obiettivi principali di questa nuova giungla. Lo stesso, si muovono insieme Shield e Traitor per cercare comunque il posizionamento di un lume di controllo non pericoloso, visto che anche Britz era lì nella zona pronto ad infastidire gli avversari. Mi chiedo per quale motivo Flippers non abbia ancora ricercato un gank, mentre Demon è ancora a livello 5. No. Baloo non viene bloccato dalle due lame di Wazer, decide di uscire ora dal cespuglio, ma semplicemente perde l'effetto sorpresa. Anzi, rivela informazioni. Guardate che Flippers dall'altra parte, gli viene immediatamente pingato il drago come possibilità, eventualità. Ma in realtà lui ha appena i campi respawnanti davanti, può tranquillamente fermarsi questi due campi, andare verso il rosso insieme anche ai Raptor e poi essere già a livello 6 contro Demon che è ancora al 5. Primo gank al minuto 7 con rosso da parte di Graves sarebbe davvero importante. Dunque ancora semplicemente la sciabola di Bilgewater chiusa per Aki nella corsia centrale, può cercare 100 di danno magico in più sull'avversario all'interno di un trade, oltre che un rallentamento di quest'ultimo. Lama di... no scusate, non lama, scimitarra di Bilgewater per Aki per cercare di recuperare vita nel momento in cui Dottor Matt continua a colpirlo con le sue stelle vaganti. Mentre c'è un capitolo perduto dall'altra parte che effettivamente va a consegnare sustain di mana principalmente a Dottor Matt. Nella corsia inferiore notiamo che Bullet potrebbe andare per uno Storm Raider, un rasoio da tempesta immediatamente. Mentre Flippers finalmente decide di fare capolino in quella zona della mappa, anche perché Dottor Matt pusha tantissimo su di Aki, si scopre per un attimo Aki, cerca trade, sembra vincerlo inizialmente Dottor Matt, ed infatti è così perché arriva Demon con la paranoia a chiudere l'uccisione, no. Mentre Flippers non riesce ad arrivare con i danni collaterali ad uccidere Dottor Matt, ed oltre al danno anche la beffa, è proprio lui a prendere la kill sul jungler, su disastro Flippers. Disastro per i Raccoon, avevano il vantaggio di farm su Flippers, ma il timing non è corretto, arrivano comunque all'azione della corsia centrale quando Demon è a livello 6, essendo a livello 6 riesce a intervenire, i danni di Dottor Matt sono davvero alti e Aki allo stesso modo non riesce a sopravvivere, così dopo di lui cade anche Flippers, Flippers che non riesce a uccidere Dottor Matt per davvero pochissimo e addirittura prendono la torre della corsia centrale al minuto 8, una cosa mai vista! Prendono immediatamente la torre e con essa anche il vantaggio di oro che si va ad attestare su 2400 almeno al minuto 8. Tre uccisioni, dunque vantaggio anche sotto quel punto di vista. L'unica cosa è il farm nella corsia superiore dove Baloo sembra averla meglio su Wazer. Nel momento in cui prendi e flexi Lucian nella corsia centrale per poter vincere la corsia e non solo la perdi, ma perdi anche la torre al minuto 8... Questo è gravissimo. Il problema è che la situazione adesso si trasforma veramente nell'inferno più totale per quel Lucian, perché non avendo la torre, non avendo il flash, si troverà Demon di continuo con la paranoia in mid lane. Guarda la Suprema, ha già 2/3 della cooldown della ricarica pronta. Ci torno subito. Ci tornerà prima di avere il flash. Zona ora... è completamente piena di roba e un altro 2 contro 2 forse per il blu. Riusciranno a prenderlo in tempo? Sì, credo di sì, fare. Sì. Anche perché Demon fa un giro abbastanza largo. Lo lasciano ad Aki e vogliono andare a divare. Però sono tutti lì in realtà. Baloo anche non ha molta vita, deve stare attento con quel Nocturne paranoia che ritornerà più o meno tra 15-20 secondi. Bam, va a colpire Aki.
tolto metà vita con una semplice combo. Non ancora Luden. Questa è l'unica cosa che salva Aki. Perché comunque mezza vita gliela fa lo stesso. Se la vagante ancora una volta che va a segno. Sterminio utilizzato da Aki per allontanare. E ancora paranoia su di lui. Il rallentamento. E come era chiaro, chiarissimo, che Demon sarebbe arrivato con la paranoia. Non aveva il flash Aki, non aveva possibilità di salvarsi. Bastava perdere metà vita, come effettivamente è successo con un trade con la Zoe di Dr. Matt. In questo caso Demon ha a disposizione gli stivali del primo stadio, ha a disposizione l'incantamento del guerriero con punizione di sfida, quella rossa che viene utilizzata immediatamente su Aki nel momento in cui chiude la distanza con la paranoia. Ovviamente il dash di lui se ne è presente, ma non basta a cacciarlo via da quello che è il legame che impaurisce appunto Aki e permette a Demon di finire il lavoro. Allora la purificazione non la utilizza, seconda volta in cui ci muore proprio a causa dei controlli della compagine nemica. No, non buono. Non buono per niente per i Raccoon. Continuano a perdere possibilità anche solo di recupero della partita, o quantomeno allora, con una comp come la loro, piena di tiratori, comunque il ricercare soprattutto su di Lucian, che è molto forte proprio nelle fasi iniziali della partita, un vantaggio al minuto 10 è importante. Non solo c'è il mancato vantaggio, ma è proprio... E quest'ultimo si ritrova dall'altra parte per gli outplayed. Sta venendo davvero annichilito in questo caso. E questo potrebbe tranquillamente essere una condizione di sconfitta per i Raccoon. Luden completato la partita di Dr. Matt. Adesso Dr. Matt tira una stella a massima distanza. Aki si sostituisce per un attimo a Flippers, spostandosi verso la corsia superiore. I colpi stordenti mancano di una stack per andare a bloccare Shielded. Infatti riesce a danzare con la sua amante, possiamo definirla Kai'Sa. In tentativo di ingaggio arriva da parte di Outplayed, quasi di dive sotto torre. Shield addirittura costretta alla toccata e fuga, mentre arriva Dr. Matt da dietro a chiudere la situazione insieme alla chiamata della ribalta di Bullet. Addirittura con un GLP trovato dai minion insieme ai danni dell'Uden, vanno a finirlo con la chiamata alla ribalta di Bullet, che apre il sipario e riesce a snipperare la Kai'Sa di Traitor, rimasta da sola con davvero pochi HP. Questa potrebbe tranquillamente essere una seconda torre per loro, ancora una volta prestissimo. Vedete il GLP, vedete che si muove, ha già attivato il furto di magia. Va, l'unica cosa che salva temporaneamente i ragazzi dei Raccoon sono i minion, ma che se li salvano una volta non li salvano la seconda volta. Finisce il lavoro appunto Bullet dalla distanza. Assolutamente, quindi questa seconda struttura fa troppo comodo agli outplayed in questo momento del game. I danni si cominciano a sentire, abbiamo appena parlato di quelli di Dr. Matt grazie al completamento dell'eco di Luden, e allora parliamo anche di quelli di Bullet, perché oltre al rasoio della tempesta si va a prendere anche un lungo pugnale seghettato. Baloo l'unico davvero in vantaggio della squadra di Raccoon, con una ventina di minion sopra il top laner Wazor. Dall'altra parte però è il disastro, sia la torre centrale che quella inferiore sono state distrutte. 2-0-2 per Nocturne, 2-0-3 per Matt, 1-0-2 per Bullet, 1-0-2 anche per Blitz con il suo Braum. Deve invece ancora andare a concludere la lama del re Rovinaki, che si ritrova piuttosto indietro a livello di score, ma non a livello di farm. Infatti riesce benissimo a tenere testa. Ricordiamo che da una parte c'è un Lucian, dall'altra c'è Zoe. Zoe tra l'altro indebolita proprio sotto il punto di vista del push sui minion. Verissimo. Andiamo a vedere che viene spostata nella corsia superiore la duo lane degli Outblade. Giustamente, è l'unica torre ancora non presa. E guarda che bella quantità di quanti lumi posizionati nel fiume nord da parte di Outblade. Controllo e controllo, nella mid lane non esiste nessuno per quanto ma anche in bot lane in realtà. Sì. E a causa del fatto che abbiamo uno 0-2-0 Lucian, Aki ha solo, non ha neanche un oggetto, solo i pezzi della lama del re in rovina. Quindi non ha danni davvero. Allora, oltre questo, perché spostare il tutto verso la corsia superiore? Perché vogliono andare a prendere torre e messaggero della lama. Sono i due obiettivi più importanti in questo momento, avendo già conquistato le strutture principali dall'altra parte della mappa. La paranoia è a disposizione per Demon. Vediamo come la utilizzerà. Aspetta solo che Dr. Matt pushi quell'ennesima wave di minion per poi raggruppare e collassare sopra gli avversari. Virtù della trade completa da parte di Baloo, tutto sulle sue spalle. Finalmente chiuso l'oggetto da giungla da parte di Flippers, ma no, gli stivali. Oh, l'ingaggio su di Dr. Matt, sia di Aki che di Flippers. Ancora la paranoia attivata da Demon per cercare di salvare i compagni in squadra, ma nulla da fare. Effettivamente, se Zoe viene presa fuori posizione, non ha la mobilità per fuggire. L'abbiamo detto dalla draft, questo è quello che doveva accadere. Il problema è che c'è stata una valanga iniziata immediatamente da parte degli Outplayed, che ha messo in crisi i ragazzi della Raccoon. Però, con la pausa, mi chiedo dove sia il problema magari per Dr. Matt. Ancora non lo sappiamo, lo scopriremo a breve. Sono morto?
Forse è un bug. È un bug, non, un bug, morire. Non può morire. Come è possibile? Siamo in vantaggio, sono morto, non funziona. Va bene, ma a parte questo, abbiamo notato fino ad ora come gli outplayed abbiano completamente schiacciato i Raccoon sotto ogni punto di vista, tranne Baloo. Baloo ora si va a chiudere finalmente la sua virtù della triade e questo causa un problema enorme per Wazer nella corsa superiore. Inferiore adesso. Adesso inferiore, hai ragione. Sì. Perché hanno fatto un lane swap con l'altra parte della mappa. Il punto è questo. Wazor riuscirà in qualche modo a giovare delle condizioni ottime nella quale nuota la propria squadra oppure semplicemente soccomberà sotto Baloo, perché Baloo potrebbe essere effettivamente un problema per quanto riguarda gli outplayed, sì, se dovesse prendere vantaggio, anche perché il resto dei Raccoon stanno completamente sotto, lui no, e sappiamo quanto Jax possa essere fastidioso di split push, ma essendo gli outplayed in generale molto sopra di oro dovrebbero riuscire a trovare ingaggi in modo da mettere dei soldi su di Wazor e a quel punto semplicemente non creargli problemi negli uno contro uno, nemmeno contro Jax dall'altra parte. Più che uno contro uno, Jax può creare problemi a davvero tante persone. Ricordiamo che la composizione è composta da Irelia, auto-attack based, da un Nocturne, auto-attack based. Sì. Nella corsa centrale, Zoe è l'unica che può ignorare completamente la maggior parte dello skill set di Jax. Ma comunque, tramite la Supreme, tramite anche il contrattacco che riduce i danni ad area, ricordiamolo, Zoe fa decisamente meno danni di quanti ne farebbe altrimenti. E infine, nella corsa inferiore, anche un Jhin che con Storm Razor ovviamente si basa anche sugli auto-attacchi, non solo sulle abilità. Le abilità colpiranno comunque Jax, ma gli auto-attacchi andranno a essere evitati grazie al contrattacco. Non solo, Jax è così buono contro i personaggi che auto-attaccano, non solo perché va ad annullarli, ma perché letteralmente per ogni auto-attacco che schiva il suo colpo stordente va a fare più danni sugli avversari, fino a raggiungere un picco di 150 praticamente. E anche questa è una cosa da non sottovalutare, quantomeno nelle fasi iniziali di partita, in un uno contro uno, perché 100 danni in più fanno davvero tanto 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 comodo, soprattutto contro un Irelia se ci si dovessero trovare in corsia superiore o inferiore che sia in una corsia laterale. A quanto pare c'è un problema di connessione per uno dei giocatori. Per Baloo. Stanno aspettando che si riconnetta, esatto. E direi che serve Raccoon perché è l'unico loro pilastro per riuscire a salvare questa partita. Sì, assolutamente. Mentre Traitor nella corsia inferiore è messo in difficoltà da Bullet e Blitz e non solo, anche dalle varie rotazioni di Dr. Matt, deve ancora andare a concludere la sua furia di Windsor, il primo oggetto. Dall'altra parte, in contrapposizione, per quanto lui abbia comunque concluso le scarpette, si trova Bullet con Jhin che ha già preso il rasoio della tempesta e il lungo pugnale seghettato, quindi possibilità di fare uno sfacelo di danno, sì, fin da subito nella partita. È uno dei pochi tiratori che si va a prendere effettivamente il rasoio proprio come oggetto in generale, soprattutto come primo oggetto, proprio perché fa comodissimo su di un Jhin. Esatto, e velocità di movimento, tutto per quello riesce a cattare molto meglio. Sapete benissimo come il quarto colpo sia quello importante per Jhin e i critici vengono trasformati in velocità di movimento per Jhin. Riuscire a colpire sempre il primo colpo critico ci permette non tanto di aumentare i danni, ma di aumentare quella velocità di movimento che ci permette di kitare molto meglio dopo. Ma dovremmo rientrare in partita ed infatti eccoci qua. Shield e Traitor immediatamente cercano la difesa nella corsia superiore. Difesa trovata, ma non per molto, perché Bullet e Blitz tengono a quella torre. Ma lui ci riposa su Wazor e evita anche lo stordimento. Wow. Semplicemente non riesce a fare nulla, non riesce a bloccare minimamente gli avversari. Drago dell'aria dall'altra parte che non è molto calcolato né da parte di Raccoon né da parte degli Outplayed. Poca vita e la torre cade. Primo anello di torri che viene completamente concluso da parte degli Outplayed. Sotto la torre. 15, Wazor Baloo addirittura cerca un ingaggio su Baloo. Baloo si va a prendere anche un colpo di torre da Wazor, dalla torre degli Outplayed. Un po' basso in vita in questo momento, ma il vantaggio di 40 minion e avendo chiuso un oggetto importantissimo, la virtù della triade, gli assicura il fatto che può tranquillamente rimanere in questa posizione. Dovrebbe... Qui Wazor cerca addirittura un ingaggio su Baloo che si rigira immediatamente su di lui. Gli Outplayed iniziano il messaggio della landa, ma Wazor trova la kill in uno contro uno. No. Ne stavamo parlando proprio poco fa. Se Wazor dovesse riuscire a trovare un'uccisione sul Jax di Baloo, anche magari aiutato dal compagno di squadra, a quel punto semplicemente i Raccoon non potrebbero affidare su nessuno dei membri della propria squadra la chiave di vittoria per questo game. Questa potrebbe tranquillamente essere la fine degli Raccoon. L'unica persona in questo caso in grado di riuscire a salvare Caprecavoli, che era Baloo, va a regalare un'uccisione a Wazor senza alcun motivo. Troppi colpi di torre, vuole mantenere la pressione alta, cerca l'uccisione nel momento in cui l'avversario ci prova, ma ovviamente essendo troppo basso in vita, nonostante la differenza di oggetti,
ci muore. Morto Baloo, potrebbero tranquillamente morire le speranze dei raccoon interi. Assolutamente, anche perché con quel messaggero della Lambda su Demon, con la possibilità ora di andare a prendere l'obiettivo neutrale dall'altra parte e con l'abbattimento delle prime strutture, si può anche andare a prendere visione profonda, visione deep, dunque nella giungla dei Raccoon. A quel punto cosa succede? Che tutti i campi di giungla dei Raccoon vengono rubati dagli Outplayed. Trappolone? Aspettano per il drago. Eccolo là, e troverà Breeze all'interno del cespuglio Haki. Da dietro prova Wazor a mettere a segno magari dei controlli. Vengono bloccati entrambi dalla presenza di Shield mentre si butta con la paranoia immediatamente. Demon su Haki, avversario. Baloo prova a fare qualcosa, prova a saltare su Wazor. Wazor si rigira, impeto delle lame su di Shield che non va a segno perché cade prima. Quattro. Mentre il 4 di Bullet permette di chiudere l'uccisione su Baloo. Si apre anche la chiamata alla ribalta, un colpo dopo l'altro in questo bellissimo, in questa bellissima opera d'arte che è la morte per Jin, conoscendo la sua storyline. Disastro per i Raccoon. I Raccoon hanno una buona idea, quella di aspettare all'interno del cespuglio qualcuno che arrivi verso il drago. E poi cosa fanno? Due vanno a destra, due vanno a sinistra, uno va a destra. Così lasciano praticamente scappare l'Irelia di Wazor inizialmente. Cercano di danneggiare Britz, riescono alla fine a uccidere Wazor, ma a che prezzo? Muoiono i ragazzi di Raccoon e perdono anche la torre, la seconda torre della corsia centrale. E un'altra botta anche per la torre dell'inibitore della corsia centrale. Poi si rigirano immediatamente verso il drago dell'aria. Addirittura non si interessano del dono di Giorgio, letteralmente ci camminano sopra e fanno vedere Raccoon come stanno conquistando questo drago. Il primo drago di questa partita è il drago di vento. Adesso che hanno preso due torri della corsia centrale sono liberissimi di farlo quando e come vogliono. Assolutamente, ormai la paranoia tra l'altro del Nocturne di Demon trova favore non solo nella riduzione di carica data dalla lama crepuscolare di Draktar, ma anche dal buff ricevuto nelle ultime patch, se non sbaglio, nella patch 8.8, dove la sua ricarica si abbassa da 150 a livello 1 a 120. Ancora una volta Wizard contro Baloo, ma stavolta Baloo deve tornare indietro nonostante abbia ancora il vantaggio di oggetti. È comunque rischioso, troppo rischioso rimanere in questa zona, visto e considerato il fatto che comunque stiamo per arrivare alla chiusura del secondo oggetto di Wizard, almeno dell'oggetto e mezzo, perché ha ovviamente preso la Tiamat come primo. Assolutamente, si spostano in quattro verso la corsia superiore. Devono stare molto molto attenti. Breeze e Bullet Shield a disposizione. La toccata e fuga la vado ad utilizzare anche con l'ingresso trionfale in 4 contro 2. Bullet costretto a utilizzare il flash, non si salverà comunque. Serie di uccisioni dunque interrotta in questo caso per Haki. Frattura glaciale utilizzata un po' tardiva da parte di Breeze. L'inseguimento arriva da Flippers, ma il rallentamento della robobestia Cremisi, del buff del rosso, è semplicemente troppo elevato. L'indistruttibile para un po' di danni, ma l'ultimo colpo del fucile di Flippers basta per buttare giù il supporto avversario. Stupenda azione da parte di Raccoon, ancora una volta sfruttano al massimo quello che è lo skill set di Rakan. Così si gioca Rakan, prendi, decidi dove ingaggiare, quando ingaggiare e lo fai. Rivediamo la uccisione nella corsia inferiore. Intanto Baloo, come vedete, inizialmente vince il trade. Wazor risponde davvero basso in vita, arriva la suprema però di Demon e questo cambia le cose. Wazor ci muore comunque, ma ovviamente anche Baloo alla fine cade. Dottor Matt trova uno sfinimento per terra, non servirà nel breve periodo, e per quanto abbiano trovato delle uccisioni i Raccoon dalla loro, lo sfondamento della corsia superiore e della corsia centrale semplicemente mette in condizioni i procioni del lato rosso nella mappa davvero davvero brutte. In questo momento un attimino di calma prima della tempesta, zona nord della giungla insieme al fiume completamente coperta dai lumi dei Raccoon che devono difendere con le unghie e con i denti il barone che sta per spawnare, visto che siamo a 19 minuti e 59, 2:20 minuti. Con lì l'obiettivo che può cambiare effettivamente le sorti della partita, anche semplicemente spingendo i Raccoon al forzamento di un fight. Ok, nella corsia centrale abbiamo Jin, però al suo fianco Nocturne sta arrivando alla suprema disposizione. Devono stare attenti i ragazzi dei Raccoon a portare rispetto, perché il rispetto è quello che importa. È fondamentale, soprattutto verso le persone più grandi, tipo Demon, tipo Breeze, tipo Dottor Matt. E come dicevamo, sono attualmente dei veterani all'interno del competitivo italiano. Tentativo di ingaggio, la paranoia di Demon che prova a bloccare Flipper, ci riesce in un primo momento, ma c'è la chiamata dalla ribalta. Dall'altra parte semplicemente Flippers utilizza il suo flash. Guarda Baloo, è dall'altra parte della mappa e non ha a disposizione il teletrasporto. Quindi buona idea degli Outplayed, il tentativo di forzare un ingaggio. A differenza di Wazor, Wazor ce l'ha, questo è gravissimo.
E viene invece bloccato Dr. Matt, quindi la superiorità numerica alla fine la trovano i Raccoon. Brutto il positioning di Dr. Matt. Come non detto, questo è ancora una volta il risultato del pick di Rakan contro un personaggio come Zoe. Non può scappare, non può scappare. Muore un'altra volta lasciando il suo team in 4 contro 5 e allungando la partita di altri 3 minuti. Wazer dall'altra parte semplicemente cerca un 1 contro 1 per trovare poi il de push nei confronti di Baloo, mentre la mannaia oscura sta per essere completata sia da Flippers che da Aki, quindi l'armatura degli outplayed praticamente diventerà inesistente. La qualche centrale, Jhin a difendere questa zona, Jhin però non ha outplayed clear. C'è Nocturne, Demon non ha ancora, la suprema Demon. Dalla sua, lo stesso però vale per Shield dall'altra parte, così come per Flippers. Ancora un quarto di questa deve arrivare. Adesso puliranno semplicemente i lumi dalla zona del barone e poi cercheranno di piazzare una trappola magari sul cespuglio più interno, quello più esterno. Ancora un altro lume, però dietro il barone non viene visto da Demon a quanto pare. No, non viene visto, non lo va a rimuovere. Viene visto però quello di controllo più avanzato, più profondo nella giungla dei Raccoon. Quella è una visione infame perché è davvero difficile da semplicemente vedere per il fatto che è dietro la testa del Baron. Quindi a meno che non ci fai caso... Nella minimappa magari. Sì. Anche da pulire, di solito lo vai a pulire con... spostando la telecamera oppure con l'attack. Con l'attack move, con l'attack esatto. Move, esatto. Ed è pesante come cosa. Il fatto che l'attack move vada ad attaccare automaticamente i lumi è una cosa sia positiva che negativa. Positiva in queste situazioni, ma molto spesso una piccola chicca ad alto elo. Per quanto riguarda il kiting, proprio utilizzato con l'attack move, quando si va ad inseguire un nemico, magari un tiratore, si va a piazzare anche un lume di controllo tra te e il nemico, in modo che se quest'ultimo dovesse provare un kite nei confronti dell'inseguitore, andrebbe automaticamente a sprecare un paio d'autoattacchi sul lume di controllo o sul trinket, anche che rimane visibile per poco. Ancora una volta zonato dalla sua stessa linea Wizard, nonostante c'è siamo un'altra pausa vicini in questo caso per ritemizzazione. Virtù della trade è completata anche per Wizard e stavolta è Shield che ci lascia. In questo caso è Shield ad avere problemi di connessione nei confronti della partita e si riconnette immediatamente. Vediamo se effettivamente si rientra subito in azione. Siamo in questo caso in vantaggio di 7000 gold per quanto riguarda 6500 gold per quanto riguarda i ragazzi degli Outplayed. Ma fanno fatica ad avanzare. Fanno fatica ad avanzare perché comunque tra tutti i danni da parte di Raccoon riuscire a pulire i minion non è un problema. Laser da parte di Lucian, abbiamo la polvere da sparo di Graves. Tutti questi sono strumenti che funzionano molto bene per gestirla. E si rientra immediatamente in partita. Ancora una volta Wazer contro Baloo nella corsia inferiore, mentre dall'altra parte tutti insieme i Raccoon decidono di gruppare con Aki, dare quantomeno sostegno visto che tra poco andrà in fase di push vista la wave di minion imponente che si trova di fronte. Ancora, come vedete, immediatamente aggruppano i Raccoon. Suprema di Shield a disposizione, la toccata e fuga. Devono stare estremamente attenti agli outplayed per non far capitare quello che è già successo fin troppe volte. Due in particolare su Dr. Matt e una su Bullet. Ovvero il fatto di essere presi fuori posizione dal danzatore di Ionia. Gli outplayed sono lì tutti insieme all'interno del cespuglio. Vediamo dall'altra parte Traitor. Rischia un posizionamento sbagliato, così come Shield e Flippers. Ma vengono immediatamente raggiunti da Aki. Teletrasporta a disposizione sia per Wazer che per Baloo. E ora sono gli outplayed che devono assolutamente spingere sull'acceleratore. Eh sì, stanno facendo farmare personaggi come Lucian, personaggi come Kai'Sa, personaggi come Jax. E danno gas. Quando c'è da dare il gas, daglielo tutto. Outplayed, no. Vediamo. Dai, così, gratis. Li ignorano completamente, ragazzi. Se ne accorgono. Troppo tardi ormai. Leggermente in ritardo. Arriverà nella zona la casa di Traitor. No, decide di non usare la ulti. E a questo punto Demon potrebbe partire di paranoia. No, era solo per spaventarli. Sì, assolutamente. Voleva salvare la torre della corsia centrale, non ci riesce. Però hanno guadagnato un barone così gratuito. Una, due torri vanno ai Raccoon.
alla fine nemmeno troppo gratuito per due tori, però sicuramente rimane worth per gli outplayed, ma soprattutto perché la rotazione dei Raccoon non è stata tempestiva nonostante la loro presenza nella zona. Due torri esterne per un barone? A 25 minuti? Assolutamente. Nel momento in cui i nemici riesce a stallarli, questo potrebbe essere la causa della sconfitta di Raccoon, perché con questo barone finalmente potrebbero riuscire a sfondare la base. Assolutamente, assolutamente sì. Infatti decidono prima di tutto di andare a investire l'oro in base nei confronti dei loro oggetti, per poi avere un inventario leggermente più ciccione, un po' più pienotto, e andare effettivamente a concludere la struttura della corsia inferiore e ovviamente le ultime tre torri che difendono i tre inibitori. Nella corsia superiore mandato Dottor Matt, in quella inferiore invece abbiamo Wazor, Demon Blitz Bullet al centro. Non so se sia buono l'1-3-1 in questo caso. Hanno il barone, hanno il vantaggio. Un 4-1 sarebbe stato più appropriato. In questo invece vogliono ancora massimizzare quello che è l'acquisizione di risorse lungo la mappa, cercando di stringere al minimo le possibilità di Raccoon. Addirittura Demon utilizza il barone per fare il drago. Ma adesso lo devi fare? Lo puoi fare dopo? No? Guarda che chiama anche Wazor. Niente, tanto non possono in qualche modo contestarlo i Raccoon. Semplicemente glielo lasciano così, come dai, se nulla fosse. Non mi piace come stanno giocando adesso gli Outplay. Argo granchio, ultimo colpo su di lui, eccolo là, altra conquista. Okay. Oh, ma semplicemente 1-4. Gli Outplay la stanno spingendo davvero tanto per le lunghe, per essere al minuto 26 e per avere il barone. Stavano semplicemente aspettando che Zoe passasse dalla corsia superiore, messa in slow push, alla corsia centrale. Adesso gruppano in 4 in questa inferiore. Ottimo, finalmente, questa rotazione. Adesso ha senso. Il drive era solo semplicemente per guadagnare tempo, per permettere a Dottor Matt di fare la mezza mappa. Tutto qua. Infatti prendono l'ultima torre esterna a disposizione dei Raccoon e adesso possono andare ad assimilare quello che è l'ultimo pezzo di difesa della base, ovvero questa torre. Cioè, rimane solo il minion d'assedio in vita. Sta arrivando ora l'altra wave, pronti a pushare. Sono in 4 lì nella zona, da lontano c'è il Nocturne. Morto! Sono pronto a ingaggiare in qualsiasi momento la fattura glaciale che parte anche dall'altra parte da casa e fuga a bloccare tutti, mentre letteralmente il Dottor Matt fa implodere l'intera squadra. Wow! Raccoon, doppia uccisione per lui. Arriverà la tripla anche su Flippers. Dunque Aki, l'ultimo a rimanere in vita, ha cercato di flancare gli avversari. Quadrupla uccisione alla fine per Dottor Matt, carneficina e dunque anche vittoria per gli outplayed nei confronti di Raccoon. GG! E spulito! Gli outplayed calcolati, lenti e meticolosi, vanno a mettere tutte le pedine al posto giusto per poi uno scacco matto istantaneo ai Raccoon, che avevano perso la partita da tanto tempo, ma non lo sapevano ancora. Assolutamente. Semplicemente hanno perso la partita nel momento in cui Wazor si è killato in uno contro uno Baloo. Sì. Quantomeno l'avevano già persa. Adesso molto no, probabilmente all'80%. Ma una volta che Wazor ha trovato la kill in uno contro uno su Baloo, quell'80% si è alzato al 99%. Tipo. Esatto, in quel caso l'unico pilastro a disposizione dei Raccoon, che era questo Jax, che stava farmando benissimo, che stava zonando Irelia, va a crollare. Nel momento in cui crolla, tutto il resto purtroppo cade a sua volta. L'unica cosa positiva che mi è piaciuta da parte di Raccoon è il fatto che abbiamo saputo esattamente come utilizzare quelli che erano gli strumenti a loro disposizione. In particolare, a parte l'errore singolo da parte di Jax, quel Rakan era utilizzato in maniera giusta, in maniera corretta. Gruppavano, sfruttavano il fatto